Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Viva lo Sport, l'unica trasmissione condotta da due ragazzi e interamente dedicata agli atleti abruzzesi. Conduce con me infatti la mia compagna di avventure, ragazzina Naika Nieddu. Ragazzina, devi sempre esagerare, e conduce con me Francesco Perna, il bambino. Le donne, sempre permalose. Torniamo serie e continuiamo a presentare gli ospiti di oggi che sono venuti insieme a noi in questa nuova puntata. La nostra sciatrice del Suski Club di Sulmona. Ciao a tutti, io mi chiamo Chloe Capaldi. La nostra Amazzone. Buonasera a tutti, mi chiamo Letizia Morretti e vado a cavallo al fan club del Pastore Italiano. E le nostre triatlete. Ciao a tutti, sono Alice Procaccini e sono tesserata con la società Hurricane. Ciao a tutti, sono Adriana Procaccini, pratico triathlon con la società Hurricane. Ciao a tutti, sono Valentina Procaccini e sono tesserata con la società Hurricane. Allora, incominciamo subito con le domande. Allora, Chloe, a che età hai iniziato a fare sci? A 4 anni. Che cos'è l'equitazione? L'equitazione è un binomio dove il cavallo e il cavaliere hanno l'obiettivo di diventare una cosa sola. Mentre, che cos'è il triathlon? Il triathlon è una multidisciplina formata da tre sport, cioè l'acqua, la bici e la corsa. Mentre l'acquathlon? L'acquathlon è una gara dove si fa nuoto e corsa. Invece il duathlon che cos'è? Il duathlon è come l'acquathlon, ma è corsa, bici, corsa. E un'altra domanda a Chloe. Chi ti ha fatto conoscere questo sport? Papà. Chi è il tuo istruttore? Gianluca. Qual è la tua disciplina preferita? La mia disciplina preferita è la bicicletta. Invece la tua qual è? Il nuoto. E infine... E la stessa domanda a te. Qual è la tua... Il nuoto. Allora, Chloe, qual è il tuo sogno nel cassetto da grande? Diventare una maestra di sci. Mentre Letizia, che tipo di monta fai tu? Faccio la monta western californiana. Ah, per chi non lo sapesse, la monta è un linguaggio tecnico per indicare cosa? Montare il cavallo, forse. Sì. Ok. A che età si può iniziare questo sport? Si potrebbe iniziare a qualsiasi età. L'unica cosa che è cioè, a 6 anni è meglio, perché è uno sport molto duro. Perché forse a 5 anni è un po' troppo piccolo da fare. Ci stanno dei pericoli? Cioè, mai capitato che per colpa di pioggia o per il brutto tempo avete non avete fatto una gara o dell'allenamento? Sì. Quante volte vi allenate? A settimana. 5 volte alla settimana. E qual è il vostro istruttore? Per il nuoto Claudia Coppo e per la corsa Carlo Creati. E che cos'è l'Ironman? L'Ironman è un triathlon, ma con le distanze più lunghe e si può fare sopra i 18 anni. Chloe, ma tu hai mai fatto una gara? Sì. Quante ne hai fatte? Una o più di? Una. Infatti dalla regia ci hanno mandato proprio il video, credo, della tua gara, è così? Vedo che ci sono degli strani ostacoli. Che cosa devi fare con quegli ostacoli? Cioè, vedo delle bandierine. C'entrano qualcosa con la gara oppure no? Con le bandierine nella pista? Fare le curve. Ah, servono a fare ma le curve. Ma si possono prendere oppure si devono... Schivare. 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 Ok, mentre Letizia, hai mai fatto una gara su questo sport? In questo sport? No, e non ho intenzione di farne. Come mai? Perché non lo so, sinceramente non lo trovo molto interessante fare una gara. Forse preferisco avere un cavallo tutto mio e divertirmi con lui. Forse a te non ti piace la competizione. Non mi piace infatti. Mentre voi avete mai fatto una gara? Sì. Quante? Molte. Ne avete vinta almeno qualcuna? Sì, sì. Ok. Quali allenamenti alla vostra età bisogna potenziare? Bisogna mangiare potenzialmente.
credo non merendine, gelati. No, no. E infatti noi seguiamo una dieta di pasta tutta integrale, pane tutto integrale, e ci permettiamo una volta alla settimana di mangiare. Tu, Francesco, gelato. Lo faresti questa dieta? No, no. Cioè, senza gelati e dolci io non vivo. Non vivo. Il salato? Neanche. Moriresti. Sì, cioè preferisco morire. Passiamo avanti. Mentre usate dei costumi normali durante gare di triathlon? Le gare? No, ci danno dei body e della società. Ah, ok. Mentre Chloe, chi è il tuo idolo in questo sport? Il maestro Antonello. Ok. A proposito di equitazione, Francesco, sono curiosa, ma tu hai mai fatto cavallo? Sì, e sono anche abbastanza bravo. Da piccolo andavo sempre su quei cavallucci alle giostre ed ero un asso lì. Forse penso che io e Letizia, questo non forse è uno sport di equitazione come lo fa lei. Infatti. È uno sport un po' più... non è uno sport, Francesca, è solo cavalcare un giocattolo. Ma si muoveva! E vabbè, andiamo avanti. Oh. Ah, boh, continuiamo ad essere seri, che è meglio. Allora, mentre quali sono le nazioni più forti nel triathlon? Il Molise, la Toscana, cioè ne so molti. Nel nuoto, quali pericoli ci sono? Quali rischi ci sono in una gara? Allora, in una gara allora, quando si nuota in gruppo prendi tante botte, perché comunque la gara è vince chi arriva primo, e quindi comunque prendi tante botte. I rischi nelle gare di corsa? Di bici? E di bici anche quando piove si potrebbe pure scivolare. Oppure la ruota di un'altra bici potrebbe andare contro la tua iPad. Soprattutto quando sei in discesa. E invece quella di corsa? Per la corsa che pericoli ci sono? Che siccome partiamo tutti quanti ammucchiati, potrebbe essere che uno ti prende la scarpa e scivoli. Ah, mentre quali distanze fanno i giovani in questo sport? Allora, i più giovani tipo 100 metri, 200 metri. E invece i più grandi? I più grandi sono i chilometri. Mentre Chloe, so che esistono vari tipi di piste nello sci, quali sono? L'azzurra, la rossa e la nera. Tu invece quale usi? Tutte e tre. E qual è la cosa che qual è la pista che ti piace di più usare? La nera. Mentre Letizia, hai mai saltato un ostacolo con il tuo cavallo? Sì, però in un altro maneggio. Cioè? Non mi ricordo il nome purtroppo. Ah, ok. Ti sei fatta mai male? No, non sono mai caduta da cavallo fino adesso. Quindi siete veramente coordinate tu e il cavallo? Con questo sì. Mentre vi siete mai fortunate voi facendo triathlon? Sì, spesso. Ma con infortuni gravi oppure molto piccoli? A volte gravi, a volte piccoli. Ossa rotte? Okay. No, fino a quel punto no. Okay. Invece in aquathlon ci sono dei rischi? Sì, sempre perché c'è il nuoto e quindi, come ha detto Alice, c'è il rischio che ti prendi le volte. Ok. Quante volte dedicate questo sport ogni giorno? Quante ore? Quante ore fate di allenamento? In un giorno facciamo 2 ore. E quante volte vi allenate? 5 volte al giorno. Dove vi allenate voi? Per la corsa ci alleniamo alla strada parco, per la bici alla strada parco e per il nuoto in piscina. Mentre Chloe, consiglieresti questo sport a qualcuno? Sì. C'è una persona in particolare che a cui lo consiglieresti? Sì. La vuoi salutare? No? No. Va bene. Invece tu, Letizia, lo consiglieresti a un amico o un amico? Sì. Vorresti salutare qualcuno? Non c'è nessuno a cui piace equitazione tra i miei amici. No, anche salutare solo i tuoi amici, ti piacerebbe? Va bene. E ciao!
Invece tu lo consiglieresti ad un amico o un'amica? I miei amici no. Perché no? Perché sono... cioè, non gli piace questo sport. Ma lo consiglieresti? Sì, sì. A chi piacerebbe? Vorresti salutare qualcuno? Vorresti? No. No, nessuno? Nessuno. Nessuno? Vabbè. Ma che emozioni vi dà il triathlon? Allora... tipo felicità, libertà, qualcosa del genere? Quando faccio le gare, per esempio, ho tantissima ansia. Quando devo partire, però, dopo quando le finisco, sto bene. Ok. Che cos'è la transazione? La transizione è quando si parte dal nuoto, dopo per andare a fare la bici devi toglierti la cuffia e gli occhialini, metterti il casco e prendere la bici. E mi sembra che significasse passaggio. Sì. Proprio il passaggio dal nuoto alla bicicletta. O corsa. O corsa. Mentre Chloe, vedo che ha un po' di attrezzatura, quella che usi per fare sci, vero? Sì. Ce la vuoi far vedere? Sì. E indicare che cosa servono anche, più o meno? Ok. Quello rosa che cos'è che c'è scritto allo Kitty? Il casco. Invece quei cosi lunghi? Quelli che con... quali intendi? Quelli larghi o quelli più stretti tipo bastone? Stretti tipo bastone. Quei tipi di bastoni che cosa sono? Le bacchette. E a che cosa servono? A tenere la spinta, fare così? Sì. E invece quelli là un po' più grandi? Servono per gli sci. Era ovvio più o meno, cioè, potevamo immaginarcelo. E mentre Letizia, esistono vari tipi di sella nell'equitazione oppure proprio c'è una sella per tutti i cavalli? C'è una sola sella per tutti i cavalli. Letizia, okay. Ma tu usi tipo quei bastoni che servono per... il frustino. Tu li usi? Sì, dipende anche da come, cioè, da come sta il cavallo. Se è stata in combinazione? Se sta in ansia, sì. Se è tranquillo, okay. Invece no. Mentre... quali allenamenti si possono potenziare nelle vostre gare? La corsa comunque si deve riscaldare. Ok. Ormai Camilla, ciao. Naike, siamo ormai giunti alla fine di questa bellissima puntata di Viva lo Sport. Vorremmo salutare gli ospiti che oggi sono venuti con noi in questa nuova puntata. E come la prossima puntata ci sarà come sempre, il prossimo giovedì alle 8:30. E le repliche ci saranno domenica alle 11:30, lunedì alle 8:30 e speriamo alle 17:30. Speriamo di avervi divertiti e di non aver fatto troppi errori. Grazie della visione. Arrivederci. Sì.